Sono passati tanti anni di lavoro in Iraq, però la situazione non sembra migliorare. Mettiamola così, dove abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato nel dimenticarci che la riconciliazione nazionale era altrettanto importante che sconfiggere i terroristi o aiutare il paese ad uscire dal dopo Saddam. Oggi il paese è diviso. Sunniti sono puniti per le colpe di Saddam dalla maggioranza sciita, il governo sciita è indubbiamente debole. L'Iran continua ad avere un'influenza decisiva negli affari interni dell'Iraq e i curdi rischiano di essere sempre più emarginati. Senza una vera riconciliazione nazionale, anche le prospettive di sviluppo di un ricco Iraq saranno perdute. L'avvicinamento americano ed europeo all'Iran dopo tanti anni di tensione può aiutare davvero? Ora ha pesato. In realtà è stato estremamente importante quell'avvicinamento, ma per i destini interni dell'Iraq ha ancor più consolidato l'influenza iraniana dentro l'Iraq e quindi un governo debole come quello dell'attuale premier iracheno governa in realtà più con il sostegno esterno che con il sostegno del suo popolo e questo è un problema. La reazione della componente sunnita, che è stata molto forte nell'ultimo periodo, ci lascia immaginare che l'avvicinamento, diciamo, all'Iran e quindi alla componente sciita produca immediatamente una reazione uguale e contraria e quindi torniamo al punto di prima? No, c'è un sentimento che si sta diffondendo molto dentro l'Iraq tra gli sciiti, e cioè che l'Iran in fondo da 15 anni non abbia mantenuto le sue promesse, quelle di aiutarli economicamente, di far crescere le comunità locali. E se il grande Ayatollah al-Sistani, leader degli sciiti iracheni, dice recentemente che il suo obiettivo è un Iraq secolare, laico, esattamente il contrario del modello iraniano, questo è un segnale molto forte. Due domande per concludere. La prima sull'Europa. Continuiamo in questa dicotomia. Gli stati nazionali continuano a cercare di esercitare una loro politica estera e al tempo stesso però l'Europa prova a farlo tutto insieme. E finiamo sempre nel mezzo tra queste due situazioni. Beh, la conclusione è che non siamo degli attori sulla scena internazionale. Ci sono paesi che si danno da fare, paesi che lavorano di più, altri di meno, da ultimo l'impegno italiano in Iraq.